ho il piacere e l'onore di presentare a questa cittadinanza questa squadra, questi giovani, questi professionisti che si stanno spendendo per il bene comune. Vedete, questa delle elezioni amministrative è un momento di fondamentale importanza e lo dice la partecipazione sia di questa sera sia delle primarie. La classe dirigente che è su questo palco si sta spendendo, si spenderà per garantire a voi tutti, ai nostri figli, a chi verrà, un futuro migliore. Abbiamo messo da parte quelle che potevano essere anche i progetti, le aspettative personali. Abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo chiesto a voi cittadini di decidere chi doveva essere il candidato sindaco. Vi chiederemo dopo il 9 e il 10 giugno consigli, suggerimenti sull'attività amministrativa. Noi le idee ce le abbiamo e come, per rispondere a qualche candidato sindaco, ne abbiamo anche da vendere, però non ci crediamo detentori di tutto, del sapere, dello scibile. La politica si fa con la collaborazione con la gente, sentendo i bisogni della gente. Noi scenderemo, stiamo scendendo per le strade, nelle vostre case, ma torneremo nelle vostre case anche dopo il 9 e il 10 giugno, come abbiamo fatto con le primarie. Vi abbiamo chiesto quale per voi poteva essere il miglior candidato sindaco di questa coalizione e voi l'avete scelto. Non c'è stato un vincitore, non c'è stato uno che ha perso, avete vinto voi, ha vinto la città. Questa è una squadra unita e compatta che vincerà le elezioni amministrative, non abbiamo dubbi. Qualcuno è da anni in campagna elettorale, ma rimarrà a fare solo la campagna elettorale. Spero che adesso lo capirà il 10 giugno e l'11 giugno. Non si può fare il sindaco a vita. La sindacatura non è una monarchia, non si eredita, è un servizio e come tale deve durare per un tempo limitato, dopodiché si torna alla propria vita, al proprio lavoro, al proprio mestiere. Si può fare politica ma in altri ambiti, non si può fare il sindaco a vita. Quindi la grossa differenza, lo spartiacque fra una certa coalizione e la nostra è proprio questa. Noi abbiamo chiesto a voi di stare in questa squadra. Ci sono giovani, donne che non hanno mai fatto politica o chi come me ha fatto politica nel passato e al vostro servizio è sempre disponibile a fare non un passo indietro ma anche due. Vi vorrei ricordare che nella squadra avversaria sono passati alcuni amici nostri, ex amici nostri, personaggi diciamo un po' scomodi, che erano attaccati alla nostra squadra solo per ottenere vantaggi personali e ad un certo punto, quasi per strategia, sentendosi più furbi e più intelligenti degli altri, hanno pensato di cavalcare, di salire sul carro del vincitore, non rendendosi conto che il carro era quello sbagliato. Stavolta non ritornerete, non vi faremo salire più sul nostro carro. Ci siamo liberati di una zavorra imbarazzante e questa zavorra non la vorremmo più con noi. Lo dico in questo palco perché queste parole sono un sigillo. Non faremo passi indietro, noi non facciamo ingiuci con nessuno. Questa è la squadra e questa rimarrà fino alla fine della legislatura, se voi volete. Il patto lo facciamo stasera qua con voi e la squadra è questa. Allora, questa è la base di partenza, su questo ci muoveremo. Ora passo la parola ad Angelo Barone.
Intanto vi dico che è un piacere stare in questa piazza, stare insieme a voi in questa bella piazza e stare insieme a questi belli candidati, che merita il vostro applauso e sostegno da parte di tutti. Io credo che sia doveroso da parte nostra, perché la politica è una cosa bella, si parla, ci si ascolta, si guarda negli occhi e la gente deve decidere del proprio futuro, non è una scelta facile. E in campagna elettorale decidere chi deve fare un sindaco per la nostra comunità è un fatto importante e si deve riflettere bene. E si deve riflettere bene perché noi abbiamo fatto questa proposta politica. Deve essere chiaro a tutti, guardate, basta guardare, stamattina c'erano i dati dell'Istat pubblicati, non credo che ce n'era di bisogno, perché lo viviamo sulla nostra pelle, lo si registra. Il 50% delle famiglie siciliane vive in uno stato di privazione, cioè vuol dire che molte cose non se le può più permettere, il 50% delle famiglie siciliane. Il 33% dei giovani dai 15 ai 29 anni non vanno a scuola e non hanno un lavoro, non hanno una prospettiva, una fiducia per il futuro. Questo è lo stato dell'arte in questo momento drammatico. E allora, in questi momenti drammatici di crisi, cosa si fa? Una comunità cosa può fare? Si può unire. Perché insieme e soltanto insieme, utilizzando il contributo di tutti, si può andare avanti. Questa è la proposta politica che noi abbiamo fatto a tutta la città e che vogliamo rilanciare con forza a tutta la città, perché c'è bisogno di tutti. Dalla crisi se ne esce soltanto se tutti facciamo la nostra parte. Vedete, questo è il quadro che avevamo davanti. E per uscire da queste crisi c'era bisogno di un cambiamento forte. E per uscire da queste crisi c'è bisogno della partecipazione di tutti, anche nelle scelte politiche. E la scelta del candidato sindaco di questa coalizione lo hanno fatto 2100 persone, lo ha fatto la grande maggioranza delle popolazioni. Non l'ha scelto l'egoismo personale dei vari soggetti. Non lo abbiamo scelto noi nelle segreterie dei partiti. Perché in questo momento c'è bisogno di spirito di servizio, non di egoismi personali. Gli egoismi personali da parte. Questo è un momento particolare per Gran Michele, per la Sicilia e per l'Italia. È un momento drammatico in cui ci vuole sobrietà, serietà, impegno, disponibilità ad essere al servizio anche senza svolgere nessun ruolo. E noi siamo qua insieme con Salvo, che abbiamo lavorato fortemente a questa coalizione, con spirito di servizio, non per fare un passo indietro, per fare un passo avanti alla città di Gran Michele, che è la cosa più importante, che ci sta più a cuore. Questo è il motivo vero. E c'è bisogno di nuova linfa vitale nelle politiche. La politica è una cosa bella, ed è bella se la fanno questi giovani, questa bella squadra che abbiamo davanti. Vedete, noi abbiamo scelto, ed è una grande novità per questa città, per la prima volta nella propria storia, avrà la possibilità di avere sindaco una donna, una madre di famiglia, una persona per bene, una persona che ha preso l'impegno, lo si vede nello suo slogan, di curare la nostra comunità come una madre può curare i propri figli, e di questo abbiamo bisogno in questo momento. E lo farà anche con la competenza di chi ha amministrato per anni, ha contribuito ad amministrare una scuola a cui tutti noi siamo legati in modo particolare, che è l'Istituto Regionale d'Arte. Lo farà anche con la passione e l'impegno che ha profuso nella propria parrocchia da sempre al servizio degli altri, perché c'è bisogno di questo spirito. E lo farà insieme all'esperienza, alla competenza di Raffaele, lo farà insieme all'entusiasmo di Graziella, lo farà insieme alla gioventù, alla bellezza, alla gioventù, alla bellezza, alla disponibilità, alla voglia di Rossella. C'è una squadra di gente per bene, nuova della politica, e voi volete ancora questa città guardare indietro? Ma veramente, questo è lo spartiacque che c'è, questa è la nostra proposta politica. E abbiamo fatto questa scelta anche perché in questo momento, guardate,
di grave crisi, c'è anche dal punto di vista politico uno scenario che subirà di fatto dei cambiamenti e che c'è molta incertezza e molta precarietà. C'è incertezza e precarietà a Palermo perché c'è una maggioranza variabile, perché con questa società divisa in due ancora oggi in tutti i posti non si riesce ad avere una maggioranza certa da questo punto di vista per affrontare i problemi che si devono affrontare per la Sicilia. Lo stesso vale a Roma, dove era necessario fare una grande coalizione, ma che non tutti hanno ancora compreso fino in fondo il senso di questa battaglia. Lo è in questo momento in cui l'Unione Europea ancora deve decidere che svolta deve fare. E ha fatto bene Letta, il Presidente del Consiglio, a scegliere una priorità che sarà possibile farla soltanto se mercoledì l'Unione Europea metterà fine alla procedura di infrazione del deficit dello Stato e darà la possibilità all'Italia di poter investire in quella questione strategica, strategica che ha definito Letta e che noi l'abbiamo messo al centro della nostra azione politica. I giovani, se non c'è lavoro per i giovani, l'Europa perderà la coesione sociale perché non può avere futuro. Questo vale a Bruxelles e vale in modo particolare a Gran Michele. Ma per fare questo non bastano slogan, non bastano, ci vogliono progetti, ci vogliono idee, ci vogliono soluzioni alle cose. E noi da questo punto di vista il programma che sta diffondendo Luisa insieme a tutta la squadra nel paese è chiaro quello che vogliamo fare, è evidente, semplice. E per portare lavoro ai giovani c'è bisogno che le imprese si possano sviluppare, c'è bisogno che alcuni progetti vanno avanti, c'è soprattutto l'esigenza di una classe dirigente all'altezza della situazione, perché domani sarà un'altra storia. Vedete, questa questione del consorzio dei comuni non è una cosa banale, semplice, cambiano le regole istituzionali, cioè per la viabilità, per le scuole, per l'acqua, per i rifiuti, per tutte quelle questioni importanti decideranno i consorzi dei comuni, quindi il sindaco e quindi la squadra di Gran Michele. Se avrà progetti, se avrà intelligenza, se avrà capacità, e questa capacità e intelligenza in questa coalizione c'è ed è visibile ed è sotto gli occhi nostri di tutti e qua in questa piazza, perché noi l'abbiamo detto chiaro, il patto dei sindaci è fondamentale portarlo avanti per questa questione delle energie rinnovabili. Abbiamo detto chiaramente che non si deve fare la raccolta differenziata, si deve diminuire le tasse ai cittadini, ma si deve riutilizzare la raccolta differenziata, il riciclo dei rifiuti, quindi si deve realizzare il contratto di programma che Cavatti ha presentato, quindi che darà occupazione. Cioè, servizi sociali. Vedete, io voglio chiudere con una questione che ritengo, secondo me, una delle questioni anche più importanti, che vanno al di là delle questioni, che sono le questioni più importanti che viviamo tutti nelle nostre famiglie. Vedete, in una società che perde sempre più valori, dove gli ideali sono venuti meno, però ci sono dei discrimini. E io voglio accentuare quali sono i discrimini che noi vogliamo mettere al centro della nostra iniziativa politica. Vedete, noi siamo convinti e siamo sicuri che convinceremo la città di Gran Michele della bontà dei nostri progetti, della nostra squadra, della nostra proposta politica. Però vi voglio dire alcune cose. Mentre altri stanno mettendo in campo ambizioni personali, noi stiamo mettendo spirito di servizio. Mentre altri hanno rancori personali, noi abbiamo la coesione del gruppo e della squadra. Mentre altri esprimono rabbia, noi abbiamo entusiasmo. Mentre altri abbiano spocchio, noi in questo momento abbiamo sobrietà. E in questa società abbiamo bisogno di elementi positivi, perché non si può fare politica, non si può vivere la propria esistenza se non si hanno degli esempi. Vedete, in questi giorni sono state ricordate delle persone. Io voglio citare tutte e quattro, in modo particolare l'ultimo, che fanno la differenza nella storia della nostra Sicilia. C'è stata la festa della legalità, dove migliaia di studenti, di giovani di tutta Italia hanno ricordato Falcone e Borsellino per l'esempio che hanno dato a questa nostra Sicilia. A Genova si è celebrato il funerale di un grande prete, Don Gallo, il prete degli ultimi dei beni comuni.
Ma vedete, chi ha sconfitto più di tutti la mafia con un sorriso è stato Don Puglisi, con un sorriso, con la semplicità, con la sobrietà, con la serenità. Noi abbiamo bisogno di recuperare questi valori, e questi valori credo che il sindaco Luisa Di Geronimo li possa rappresentare meglio di tutti in questa nostra comunità. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, è bellissima questa piazza, vi ringrazio che siete tutti qua, così come vi ringrazio per aver accolto lo slogan che avevamo lanciato per le primarie, la partecipazione. Questo è il bene comune della nostra città, i cittadini, voi che siete qua in questa piazza ad ascoltare le nostre proposte, le nostre idee, i nostri progetti che sono i vostri progetti. Io ho partecipato alle primarie e penso che non ho perso, penso che abbiamo vinto, che ha vinto la città di Gran Michele. Ho accolto con piacere, con entusiasmo, con spirito di servizio con cui ho iniziato tutta questa campagna elettorale dalle primarie, mettere la mia persona a servizio della città di Gran Michele, mettere le mie idee, la mia passione, il mio interesse per la città a servizio di ogni cittadino. Questa è la cosa più bella che una persona può fare: servire la propria comunità, servire la propria famiglia. E quando mi è stato proposto l'indomani delle primarie di candidarmi, di essere designato vice sindaco da Luisa Di Geronimo, l'ho accolto con piacere e con entusiasmo, perché penso che questa è una cosa veramente nuova. È una cosa nuova perché noi in questo momento di crisi, nei momenti di crisi, bisogna unirsi, così fanno le famiglie. Nei momenti di crisi bisogna abbandonare gli egoismi personali. Io mi sono messo a servizio della città, a differenza di qualcun altro che è disposto a fare patti anche col diavolo pur di essere candidato. Io mi sono candidato a servire la città e lo farò con questa squadra dietro di noi, perché so qualche polemica che c'è in giro per la città. Dietro di noi ci sono questi, dietro di noi ci sono i giovani, davanti a noi ci siete voi, e noi vi chiederemo di partecipare sempre. Lo slogan che abbiamo lanciato per le primarie, che è stato accolto con entusiasmo, con coraggio, con libertà dai cittadini di partecipare, di fare la fila, di esprimere con il proprio consenso, il voto, un'opinione che poi è stata chiara. Ci ha detto il popolo di Gran Michele: unitevi, mettetevi insieme, rompete gli steccati, rompete ciò che è stato la storia del passato. Dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo guardare all'oggi. La crisi è un pericolo, ma la crisi è anche un'opportunità, così dice come è scritta in cinese. In cinese è scritta in un idioma che significa pericolo ma anche opportunità. Io ringrazio il mio partito che ha accolto questa proposta. Per la prima volta nella città di Gran Michele due esperienze tradizionali si sono mischiate per il bene comune. Ci siamo mischiate perché questa è una fase straordinaria, e per uscire dalla crisi ha bisogno dell'intelligenza, della passione, della disponibilità di tutti noi. Io vorrei spendere qualche parola sul progetto, perché so, come dice, è difficile in un comizio esprimere i progetti e le idee, ma io mi sono candidato per portare avanti progetti e idee che Luisa Di Geronimo ha fatto diventare obiettivi da raggiungere, e li devo dire alcune cose. Noi abbiamo fatto un patto chiaro, qualcuno fa altri patti, noi abbiamo fatto un patto chiaro, ci siamo fatti una bella fotografia e ci abbiamo messo la nostra faccia. Il patto noi lo proporremo intanto alle imprese artigianali
e agricole. Voglio esprimervi semplicemente che cosa pensiamo di fare, perché il problema principale di ogni famiglia è il lavoro. Voi lo sapete meglio di me, il problema dei problemi in questo momento è il lavoro. Noi chiederemo a tutte le imprese agricole e a tutte le imprese artigianali che si sono evoluti, i nostri agricoltori, adesso i figli dei nostri agricoltori vendono le nostre arance via internet. Questo comizio è registrato e poi ve lo potete guardare via internet. Il mondo sta cambiando, la crisi è cambiamento e possibilità. Noi chiederemo agli imprenditori agricoli che vendono le arance di fare in modo che, oltre a vendere le arance, devono vendere Gran Michele, la cultura, la tradizione di Gran Michele. Noi chiederemo alle donne di Gran Michele che hanno la voglia di portare i loro prodotti, i nostri prodotti tipici, di spedirli a chi spedisce le arance gratuitamente, e fare in modo che tutti i clienti delle nostre aziende agricole diventino i cittadini che vogliono venire a visitare la nostra città. Così come chiederemo agli artigiani, che mi piace, c'è stato un artigiano, un imprenditore che mi ha dato un'idea molto bella, il nostro artigianato, che lui ha chiamato l'artigiano evoluto, il nostro artigianato, il nostro artigiano è un po' industriale, un po' inventore, è un po' ingegnoso. Noi chiederemo ai nostri artigiani, quando vanno fuori da Gran Michele a lavorare, perché molti vanno fuori a Gran Michele, alcune aziende di Gran Michele lavorano anche fuori dalla Sicilia, di parlare bene della nostra città, di portare i loro clienti nella nostra città, di mettere il loro sito. Tutte le aziende hanno un sito, ho visto alcuni siti delle aziende. Vi chiedo questo: il patto che dobbiamo fare con le aziende artigianali, industriali, di servizio, è che ognuno di voi deve mettere adesso Gran Michele, la cultura, la storia, la città di Gran Michele. Naturalmente questo che significa? Significa che questa piazza, il parco archeologico, il museo, la nostra storia, la nostra cultura devono diventare un bene fruibile dai clienti delle nostre aziende. Allora dobbiamo tenere la città bella, dobbiamo arrivare, poi ci rivedremo fra 5 anni, che in questa piazza devono arrivare i pullman dei clienti delle nostre aziende, che devono venire a visitare la nostra città e devono trovare tutti noi, voi che siete in questa piazza, accoglienti, aperti, coraggiosi, che fanno della cultura un'occasione di commercio, che fanno della cultura un'occasione di scambio, che fanno della cultura una questione di evoluzione. Questo è il patto. Poi chiederemo alle famiglie un patto con le famiglie. Noi chiederemo alle famiglie, lo stiamo chiedendo questa sera, nessuno deve restare indietro. Amici, cittadini, genitori, mamme, insieme dobbiamo costruire una rete di volontariato che affronta i problemi delle famiglie, che affronta i problemi del disagio che c'è nelle famiglie, degli anziani, dei ragazzi, dei giovani, nella scuola. Lo dobbiamo fare insieme, faremo la consulta dei giovani, la consulta delle famiglie. Dobbiamo partecipare a creare una città vivibile, una città dove nessuno resta per ultimo. Non entro su alcune questioni, ma daremo la possibilità di prestiti, affrontare insieme alle imprese la formazione, l'innovazione, il credito, la promozione. Alle famiglie chiederemo di occuparci di più e meglio della scuola, dei ragazzi, degli adolescenti, delle persone bisognose, delle persone che hanno difficoltà. Questo è il patto che abbiamo fatto fra di noi, questo è il patto che chiediamo a ognuno di voi, è il patto che facciamo con tutti voi. E poi l'ultima cosa che voglio dirvi, che è la cosa che più mi ha spinto a candidarmi. Guardate, il mondo sta cambiando, le province sono state abolite, Gran Michele ha una grande tradizione di classe dirigente, tutti i progetti dell'Unione Europea presuppongono che i comuni si mettono insieme, e che i comuni si mettono insieme alle imprese e alle famiglie, all'associazione e volontariato. Allora, quando l'Unione Europea, speriamo il più presto possibile perché già è tardi, quando l'Unione Europea deciderà di cambiare marcia
di investire sullo sviluppo e l'occupazione, di creare occupazione. Noi dobbiamo essere pronti e Gran Michele deve guidare il processo del patto dei sindaci. E lì ci sono i grandi progetti, il patto per il fotovoltaico, per il polo di recupero, per la cultura, per rilanciare la sanità, l'ospedale. Quello si fa attraverso il patto dei comuni. E Gran Michele ha una grande chance, una grande responsabilità, deve esprimere tutta la sua leadership, la sua generosità a servizio del Calatino, progettando altro che 40 miliardi. Quella è la grande occasione storica che si verificherà per il futuro, un cambiamento radicale. Guardate che dalle crisi si esce con un cambiamento radicale. Io finisco ringraziandovi per la vostra partecipazione. Vi chiedo di sostenerci, vi chiedo di sostenere. Io sarò il vice sindaco di Luisa, di Geronimo, di questa squadra che adesso parleranno i nostri. Noi abbiamo deciso di cambiare l'ufficio tecnico, basta con questi, con i soliti nomi. Metteremo Graziella Carobene assessore, metteremo una giovanissima Rossella, che adesso parla, Rossella Letta, che parlerà. Metterò la mia esperienza a servizio, mi candido a consiglio comunale e vice sindaco perché possa fornire questa cerniera per fare in modo che funzioni, che possa mettere a disposizione con molta umiltà la mia esperienza a servizio del consiglio comunale, che possa ben programmare lo sviluppo della città e a servizio della giunta guidata da Luisa Di Geronimo. Finisco con questa cosa. Io penso che avevo ragione. Ho chiesto al mio partito di fare questa scelta e il mio partito con coraggio e generosità l'ha scelto. Luisa è una persona per bene, Luisa è una persona generosa. Ancora la dobbiamo conoscere, io la sto conoscendo. Vi dico, siate generosi, siate coraggiosi, dobbiamo cambiare per l'oggi e per il futuro, e il futuro è qui, in questo parco, è qui davanti a noi, siete voi. Grazie e viva Gran Michele, viva Luisa Di Geronimo, viva questa squadra. Diamo la parola al neo assessore Rossella Letta, che rappresenta il mondo dei giovani, il mondo degli universitari. Buonasera a tutti. È un onore veramente essere qui stasera e voglio innanzitutto ringraziare tutti voi per la presenza, ma soprattutto Luisa, Raffaele, che hanno fatto sì che io stasera sia qui. Io, perché io ho 20 anni e fino a ieri sembrava improbabile che una ragazza di 20 anni poteva essere designata assessore. Oggi è un fatto, quindi questa è l'innovazione, questo è il cambiamento. Davanti a voi sta il cambiamento. Io mi sono candidata al consiglio comunale perché ho una cosa a cuore ed è il settore primario, l'agricoltura. La crisi è evidente e sappiamo che c'è, ma noi nel nostro piccolo, nel nostro paese, dobbiamo valorizzare quello che abbiamo, e il settore primario è quello che tiene tutto. Quindi Gran Michele, io mi riferisco agli agricoltori, a voi che la mattina vi alzate presto per andare a lavorare. Bene, noi siamo a disposizione vostra, siamo a disposizione per farvi capire che ci sono veramente delle possibilità di ripresa, che ci sono dei fondi stanziati perché voi possiate rialzarvi, perché lo capisco che c'è la crisi, ma c'è la disponibilità di questa squadra e per la prima volta veramente avete delle persone disponibili, competenti, per bene, a disposizione. Quindi partiamo dal primario per rialzarci, perché tutto è una piramide. Partiamo dall'agricoltura per far sì che tutti gli altri settori ce la possano fare. Bene, io mi metto a disposizione vostra, la squadra è a vostra disposizione, non ci sono stati egoismi come potete vedere, non ci sono state facce messe da sole, siamo una squadra, lo dimostra questo manifesto che mi sta davanti, siamo una squadra compatta, unita, siamo una squadra per Gran Michele. Io vi esorto ancora una volta, come avete fatto alle primarie, saremo ripetitivi, ma vi esorto, votiamo Luisa Di Geronimo, una donna che può fare veramente di Gran Michele una città migliore. Bene, concludo, non rubo tempo.
veramente siamo a vostra disposizione, adesso chiediamo il vostro aiuto e spero veramente di cuore che ci sosteniate. Grazie, buonasera a tutti. Passo la parola a Graziella Carobene, un giovane ingegnere stimato e conosciuto per le competenze professionali. Appunto, come diciamo nella nostra squadra, ci sono persone capaci, serie, che hanno idee, che hanno progetti, che vogliono mettere in comunità con voi. Buonasera a tutti, sono Graziella Carobene e sono l'assessore designato di questa squadra. Allora, in questo momento non voglio dilungarmi sui progetti perché comunque ne hanno già parlato abbondantemente chi mi ha preceduto, quindi Raffaele, Angelo, ha parlato anche dell'agricoltura, Rossella, eccetera. Però un altro dei punti principali che dobbiamo trattare, che comunque sono alla base dei nostri obiettivi e di quello che è il programma per portare Gran Michele ad essere la città che vogliamo per i nostri figli, è, come ho detto qualche altro giorno, decidere come portare questi fondi a Gran Michele. In questi giorni ho letto in qualche giornale un aneddoto che può essere molto importante per noi, banale, ma che fa molto riflettere su come viene gestita l'economia. Ve lo racconto perché comunque deve rimanere nella nostra testa. L'aneddoto è questo: in questo momento di profonda crisi, supponiamo quindi che un turista arriva a Gran Michele. Questo turista va in un albergo e decide quindi che vuole vedere le camere perché vuole vedere effettivamente se le camere sono idonee per quello che sta cercando lui. E dice all'albergatore: metto 100 euro a sua disposizione, ma io voglio vedere le camere. L'albergatore dice: va bene, io faccio vedere queste camere. Però nel frattempo, mentre il turista va a vedere queste camere, pensa che aveva un debito con il macellaio del paese. Allora porta questi 100 euro subito al macellaio del paese e quindi praticamente va a sanare quello che era il suo debito. Il macellaio a sua volta ha un altro debito con l'allevatore di maiali e quindi va a saldare quest'altro debito con l'allevatore, che a sua volta va a saldare il debito che aveva con un consorzio che forniva l'alimentazione per i suoi animali. A un certo punto anche quello del consorzio si rende conto che ha un debito con l'albergatore e va dall'albergatore. Quindi dopo questo giro torniamo di nuovo all'albergatore di partenza e quindi l'albergatore si ritrova di nuovo con i 100 euro che erano stati dati all'inizio dal turista. Praticamente dopo tutto questo giro ritroviamo di nuovo i 100 euro, tutti sono contenti perché effettivamente i debiti sono stati saldati. A un certo punto arriva il turista e dice all'albergatore: no, le camere non mi piacciono, i 100 euro me li riprendo, me ne sto andando. Qual è il riassunto di tutta questa storia? Che alla fine tutti sono contenti, nessuno ha guadagnato, nessuno ha perso, però effettivamente sono contenti per il futuro perché non hanno più debiti. Ebbene, il succo quale deve essere? Che nella nostra realtà noi dobbiamo comportarci in qualche modo come dei turisti che devono portare dei fondi nel nostro paese, fondi che possono essere europei, regionali, possono essere di qualsiasi genere, ma dobbiamo farli fruttare, perché non abbiamo bisogno soltanto di un'economia temporanea, ma dobbiamo portare economia al paese, dobbiamo portare ricchezza, produttività, e questo va fatto con progetti concreti. I progetti nel nostro piano ci sono e quindi dobbiamo far sì che questi progetti possano portare a un cambiamento per i nostri figli e per la nostra città. Questo cambiamento lo potete ottenere votando la nostra coalizione e il nostro candidato sindaco. Grazie. Passiamo ora la parola ad uno dei candidati delle nostre liste, il dottore Rosario Cubisino, assessore uscente dell'amministrazione Compagnone, che si è contraddistinto per competenza e serietà amministrativa. Buonasera. Io devo dire che è da lodare la vostra pazienza, perché è da un mese che credo che ascoltate comizi, quindi interventi da parte di consiglieri comunali, candidati a sindaco, quindi che vi raccontano quello che è la loro prospettiva per il futuro. Ricevete anche quelle che sono le visite a casa dei candidati che vi vengono a raccontare, quindi quelle che sono le loro prospettive. Quindi è da lodare la vostra pazienza alla luce del fatto che è un anno che noi già andiamo, questa è la terza tornata elettorale a distanza di un anno, le elezioni nazionali, regionali, le nazionali e le comunali, e nonostante tutto noi siamo ancora qui, perché le cose non sono cambiate, cioè la nostra difficoltà è sempre quella. Quindi evidentemente queste elezioni qualcosa dovevano farlo, ma ancora non hanno concretizzato. Il fatto che noi siamo ancora qui, noi dalla parte dei candidati e voi dalla parte di chi ci sosterrà, rappresenta un fatto: o che voi siete degli autolesionisti perché non volete ancora continuare a persistere nell'errore,
oppure come realmente è, che siete delle persone concrete e che avete capito che nonostante tutto il 16 di giugno qui dietro 20 consiglieri comunali comunque si siederanno, 4 assessori andranno ad amministrare il comune e un sindaco deciderà per tutti noi. Quindi è sempre meglio andare a decidere, perché altrimenti non potremmo mai dire e tirare le orecchie alla persona che abbiamo votato e dire: cosa hai fatto per me? Cosa hai fatto per Gran Michele? Non lo potremmo assolutamente andare a dire. Gran Michele purtroppo ha un difetto: tutti quanti siamo dei tuttologi, sappiamo tutto. Sappiamo parlare di medicina, sappiamo parlare di politica, sappiamo parlare di macchine, sappiamo anche ripararle forse a tratti. Questo cosa comporta? Comporta sentire nei comizi, in televisione, delle baggianate assolute che dicono che il nostro comune è assolutamente in dissesto, è un comune da rottamare, è un comune da cambiare, addirittura gli amministratori forse sarebbero anche da arrestare quasi quasi. Ma allora io mi chiedo, ma per quale motivo si stanno candidando per andare a occupare il ruolo di sindaco di un comune che secondo loro è in dissesto? Perché? Me lo dite! La risposta ve la do io, è semplice, i motivi sono due. Chi ha amministrato in precedenza lo dice perché allora amministrava quando i soldi arrivavano con i secchi. Quali soldi? I soldi dei trasferimenti, quelli delle vostre tasse che arrivano a Roma e si fermano ora. Il comune di Gran Michele ha avuto una riduzione dei trasferimenti di 1,5 milioni di euro. Come si amministra con 1,5 milioni di euro in meno? Non si può amministrare bene, si può amministrare male. Però qual è il discorso? Noi ce l'abbiamo fatta ad amministrare, altri no. E gli altri che ci criticano oggi e ci dicono che non sappiamo amministrare, ma non hanno mai avuto esperienza, perché lo fanno? Lo fanno perché vivono a Catania e vengono qui solamente il fine settimana a dire che Gran Michele è a dissesto quando non lo è. Hanno fatto una marea di incontri per dire che a breve non potremo nemmeno pagare la luce. Ma la luce, questa illuminazione, noi la paghiamo. La spazzatura noi non ce l'abbiamo per le strade, e queste cose sono dei fatti, e queste cose le dobbiamo dire, le dobbiamo ripetere, perché altrimenti la gente, a furia di sentire che tutto va male, che tutto va male, non va nemmeno a votare. E poi chi è che decide, chi è che va a amministrare? Questa squadra in questi 10 anni e in questi ultimi mesi ha lavorato per Gran Michele, ha lavorato tagliandosi le indennità, ha anticipato i soldi per gli stipendi quando la regione non poteva pagare con gli stipendi. E come fa un comune non sano a fare tutto questo? Non può farlo, invece noi l'abbiamo fatto. Quindi sono tutte fesserie quelle che raccontano, e quindi è tutto alla luce degli occhi. Anche la piazza piena, a differenza di altre sere, dimostra questo. Siete qui perché avete capito che questo progetto è l'unico che può portare Gran Michele a continuare ad essere quello che è. Però non ci nascondiamo, le cose non vanno benissimo, ma non vanno benissimo per tanti motivi. A breve, anzi no, già vedete, ci sono dei manifesti che parlano del fatto che Gran Michele ha ottenuto determinate cose. Ora, per parlare in politichese, ha ottenuto spazi finanziari e somme. Cosa sono? Grazie a questo, che è frutto di una normativa nazionale che va a modificare una legge precedente assurda, il patto di stabilità, abbiamo ottenuto che cosa? Che possiamo pagare quelle persone che a Gran Michele hanno lavorato, hanno aspettato di essere pagate, hanno anticipato loro gli stipendi agli operai, loro i contributi per pagare, per garantire le prestazioni, loro hanno pagato i materiali e hanno aspettato perché sono persone oneste. E noi, grazie a questa modifica che abbiamo richiesto noi a gran voce insieme a tanti altri comuni, potremmo ora pagare queste ditte. Qualcuno dirà, sotto campagna elettorale, si farà cercare la legge, l'hanno fatta 2 settimane fa, non ci può accusare di niente. Per concludere, io ci tengo a dire che rappresento una lista, che è la lista Liberi e Forti, che non è una lista, è un progetto che va avanti dal 2008, un progetto che ha portato giovani e meno giovani in consiglio comunale e in amministrazione, che lealmente hanno garantito alla maggioranza di poter governare e all'amministrazione di poter amministrare, e vi garantisco che continueremo a fare lo stesso. Grazie. Passiamo la parola ad un noto professionista di Gran Michele, il mio collega medico Salvatore Attaguire. Anche lui è sceso in campo perché anche lui crede in questo progetto e si vuole spendere in prima persona per il bene del comune, per il bene della città. Grazie Salvo, buonasera a tutti.
Sicuramente qualche anno fa non immaginavo neanche di essere su questo palco e parlare a tutta questa gente di progetti politici o altro, perché sicuramente erano lontani dalla mia attività. Però crescendo e cambiando e vedendo le situazioni che si vanno a formare, capisci che le parole che dici spesso in luoghi diversi hanno un significato scarso e non possono cambiare niente. E allora decidi che bisogna fare qualcosa, bisogna metterci le mani in prima persona, credere in un progetto, agire insieme agli altri, perché solo così si può cambiare qualcosa a cui noi teniamo tutti, che è il bene comune, il bene nostro e dei nostri figli. Sicuramente forse il momento non è più adatto, perché le situazioni sono drammatiche, ci sono tante crisi che portano la gente fuori a lasciarci, a trasferirsi. Però è proprio nei momenti difficili, come è stato detto, che si vede e si deve dare il meglio che ogni comunità ha. Vedendo tanti giovani che insieme a noi e insieme, devo dire, ad altri si stanno spendendo in questa che è una campagna elettorale bellissima, perché mette in campo tante forze ed energie nuove che forse un tempo non ci sono state, e di questo dobbiamo dare atto a tutti. Però in alcuni slogan che ho visto mi sorgono delle riflessioni spontanee, alcune delle riflessioni mi vengono dette da uno slogan di cui mi perdonerà l'amico che stimo come persona e che dice: l'amico di ieri, di oggi e di domani. Una frase bellissima sicuramente. Cittadini, io sicuramente non voglio essere un vostro amico, voglio essere solo un bravo amministratore. Un bravo amministratore di questa città, non dei miei amici, un bravo amministratore di tutti i cittadini di Gran Michele che credono nell'onestà, nella semplicità e nello spirito di servizio. Questo è il motivo per cui siamo qua stasera insieme a tanta bella gente, a tanti professionisti e devo dire insieme a tanta gente che pazientemente ci sta ascoltando. Sicuramente le cose da fare sono innumerevoli, è stato detto che sono state fatte tante cose belle, però c'è tanto da fare. Una delle cose che noto è come per esempio la piazza, le attività che noi abbiamo, che ci invidiano ovunque, nell'Interland del Calatino come anche fuori, ci invidiano i nostri artigiani, i nostri artisti. In un congresso un collega mio calabrese mi ha detto, appena ha saputo che io ero granmichelese, mi ha detto: oh, complimenti, avete tanti artisti bravi, ho delle opere di Guccione. Come se mi diceva di Guttuso, io quasi ero sconoscevo questa cosa che mi ha inorgoglito tantissimo. Quindi apprezziamo le nostre cose, portiamo gli artisti, la cultura, l'attività produttiva nella piazza, apriamo nuovi spazi a queste situazioni che potranno portare benessere, potranno portare ai giovani quello che ognuno di loro ha nel loro animo e possibilmente non ha l'opportunità di sviluppare. Per quanto riguarda tante altre cose, la pulizia, la spazzatura, vedo per esempio le piazzette. Da me c'è il signor Campanello che ogni mattina si prodiga a sistemare la piazzetta gratuitamente, senza niente, senza che nessuno gli dica cosa deve fare. Facciamo riappropriare alla città e ai cittadini quello che è loro, i loro spazi, dove in questi spazi non si sia solo per parlare o per sparlare, ma ci sia uno spazio dove ognuno di noi possa rivivere le proprie origini, le proprie tradizioni, il proprio modo di essere a costo zero. Le passioni, non lo spirito delle spartizioni, lo spirito delle passioni con cui si devono fare le cose. Questa è la nostra scommessa, è la scommessa che tutti noi, ognuno di voi deve fare. La politica non deve essere come un qualcosa a cui noi dobbiamo chiedere, deve essere qualcosa a cui anche noi dobbiamo dare. Dobbiamo sconfiggere l'idea dei furbetti di turno, che non sono solo su questo palco, ma ci sono in tutte le situazioni. Questo è quello che dobbiamo fare, altrimenti abbiamo perso tempo, abbiamo fallito, ma noi sicuramente andremo avanti perché siamo gente che non ha niente da chiedere alla politica, ma ha solo qualcosa da dare. Da dare col proprio tempo, i propri sacrifici e le proprie limitazioni nei confronti della famiglia e dei figli. E poi il nostro candidato, chiudo perché ne avrei tante cose da dire, ma avremo dei...
chiudo con il candidato donna, che in genere donna è come dire cambiamento, quasi uno slogan, quasi un qualcosa di dire noi abbiamo il candidato donna. Noi non abbiamo solo un candidato donna, abbiamo una persona capace che è anche donna come valore aggiunto, non come un fatto diverso legato solo a una situazione legata al femminile, ma un qualcosa in più. E come mi diceva il dottore Mastruzzo quando andavo nel loro studio a fare la mia gavetta, come qua tutti abbiamo fatto, diceva ai pazienti: cari pazienti, per potervi curare bene ho bisogno di alcune cose, il medico e voi pazienti. E stasera mi va di dire la frase: per poter fare una buona politica noi abbiamo bisogno di voi, del vostro voto e della vostra collaborazione. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a te Salvatore. Passiamo la parola al vostro candidato sindaco, a colei che voi avete scelto di rappresentarvi, di rappresentare questa città, di amministrarla bene. Tutti assieme vinceremo questa battaglia, vinceremo questa sfida per il futuro. Buonasera. Dopo tutti questi complimenti rischio di fare brutta figura, e dopo tutti questi grandi oratori che mi hanno preceduto è sempre difficile parlare di fronte a tante persone. Io non ci sono così abituata e vi chiederete perché stasera sono qui su questo palco. C'è una sola risposta ed è una formula, un mix di coraggio, un po' di incoscienza e tanta voglia di spendersi e di mettersi in gioco per un progetto in cui si crede. Che fischia così. Vi voglio raccontare da dove è nata questa richiesta, che all'inizio mi sembrava veramente assurda. Non riuscivo nemmeno ad immaginare come, o meglio, lo immaginavo benissimo come sarebbe cambiata la mia vita se avessi detto di sì. Me l'ha chiesto non solo un gruppo di amici, ma me l'ha chiesto soprattutto, me l'hanno chiesto un paio di ragazzi che sono qua sul palco stasera e che mi hanno accompagnato nella mia breve esperienza amministrativa, quasi come un ragazzo chiede alla madre una cosa utopistica, irrealizzabile, e la madre in uno slancio di generosità, per non deludere quell'entusiasmo, quell'aspettativa del figlio, gli dice sì, ma non lo sa come farà. In quel momento non lo può deludere, gli ha detto di sì. E così io in un attimo ho visto questo film che oggi sto vedendo. Mi sono passate davanti tutte le immagini della campagna elettorale stressante che sto vivendo, dei comizi, di tutte le interviste e di quant'altro si fa in campagna elettorale stressante per chi la vive, forse per chi non la fa, no. Ma non solo questo, io dovevo convincere soprattutto la mia famiglia, la quale famiglia non era molto contenta di questa soluzione, di questa aspettativa. Perché non era contenta? Perché è ovvio, chi si accinge a diventare primo cittadino di una città, oltre ad avere un fardello di responsabilità enormi, non solo amministrative, ma legate alla responsabilità proprio civile delle persone, all'incolumità fisica, ad una cittadina come Gran Michele che ha quasi 14.000 abitanti, non è una cosa semplice. E i miei avevano paura di questo, soprattutto mio marito che è qua, che magari all'inizio non condivideva, ma adesso ci sta credendo pure lui. Io sono cresciuta in una famiglia con condizioni economiche non molto agiate, ma sono nata con la camicia, perché ho avuto una madre eccezionale, una donna colta, raffinata, sensibile e laboriosa. Ha cresciuto 6 figli. E chi ha conosciuto mia madre sa che non esagero. Ci ha educati tutti nel rispetto degli altri. Ha cercato sempre di farci valutare qualunque situazione in maniera oggettiva, con una certa onestà intellettuale che spesso è difficile da trovare in altre persone. Mia madre, rispetto a me, era molto grande, era nata nel 1919.
Perché vi racconto queste cose? Per farvi capire tante cose che poi capirete in seguito. Lei ha vissuto periodi ben peggiori di questi, perché essendo nata nel 19 ha vissuto il periodo del nazismo e della guerra e anche della ricostruzione. È ovvio che non regge il paragone con la crisi che stiamo vivendo. E io ho imparato a conoscere la storia dalla sua viva voce, prima ancora che la leggesse sui libri di storia. Mi raccontava della fame, dei sacrifici, di quanto avevano fatto, ma anche della speranza nel futuro. E poi mi ha inculcato, perché mi ha curato a tutto tondo, mi ha inculcato anche questo amore per la politica, non per la politica attiva, ma per la politica dei grandi padri che dopo la guerra sono riusciti a ricostruire una nazione come l'Italia. Parlava di De Gasperi, parlava di Sturzo, parlava dei La Pira. E questo a me ha fatto tanto bene. Mia madre un po' incarnava quello che Aristotele aveva in mente quando parlava della polis greca. La democrazia cos'è in fondo? È amministrare bene la città per il servizio, per il bene comune, per il servizio a tutti. E non come qualche politologo furbetto dell'ultima ora che pensa che la politica è l'aspirazione al potere e il monopolio legittimo dell'uso della forza. Questa è la storia. Andiamo all'impegno attuale. Più volte mi è stato chiesto di candidarmi come consigliere comunale, ma io una volta avevo i bimbi piccoli, poi avevo i genitori grandi da accudire, quindi non c'era mai tempo. Adesso che i figli sono abbastanza grandi e abbastanza sistemati, devo dire sono fortunata, ho deciso di spendermi per la città, di donare il mio tempo e il mio servizio per gli altri. Non vorrei soffermarmi molto sul programma, perché poi parlare da ultime è difficile in quanto tutti hanno già detto tutto. Però una cosa voglio dirla: Rossella ha parlato dell'agricoltura, Raffaele ha parlato del concetto dell'artigiano evoluto, che è una cosa meravigliosa che abbiamo appreso insieme in questi incontri che abbiamo fatto presso una impresa artigianale importante della città. Cos'è questo concetto dell'artigiano evoluto? L'artigianato a Gran Michele è sempre stato un vanto e l'eccellenza, e adesso si è evoluto in quanto esporta all'estero il proprio estro, vende e può vendere Gran Michele. Abbiamo parlato anche del rilancio del parco archeologico. Qualcuno dice che con la cultura non si mangia, ma non è vero. Questa è un'affermazione falsa, perché la cultura, rilanciare il nostro parco archeologico, significa creare un circuito virtuoso, significa fare venire i turisti a Gran Michele, significa finalmente rilanciare attività importanti che possono dare sviluppo a Gran Michele. Non è così vero che con la cultura non si mangia. Io anzi la detesto questa frase. Padre Filippo Pitanza, che è il parroco della mia parrocchia, mi ha fatto proprio un articolo bellissimo sulla Dea della Bellezza, parlando un po' male di Tremonti, che diceva proprio questa cosa, che con la cultura non si mangia. Lui ha dimostrato che la cultura, i parchi archeologici, i beni museali sono una miniera d'oro, senza che facciano scorie di nessun tipo. Così le ha definite, perché scrive pure bene, perché lui è un archeologo e uno storico. Un'altra cosa su cui vorrei soffermarmi e che sta molto a cuore ai cittadini è il tema della sicurezza. Ultimamente abbiamo assistito a troppi episodi di violenza, di delinquenza spicciola, e noi abbiamo pensato con Raffaele di creare una sorta di interforze tra i carabinieri e i vigili urbani. Vedremo poi come fare con gli straordinari, con i compensativi, ma vorremmo fare delle squadre che facciano le ronde notturne, a cui affiancare i cittadini che credono e vogliono aiutare in questo compito il controllo del territorio. Perché, signori miei, non può fare tutto l'amministrazione. Se i cittadini non partecipano, se non fanno la cosiddetta cittadinanza attiva, partecipata, le cose non si risolvono. Una cosa per tutte: io non credo che quando hanno trafugato il bancomat qua in piazza nessuno si sia accorto di nulla, però le cose sono andate come sappiamo, e tutti
facevano anche barzellette su una cosa così grave e pesante. Un'altra cosa che volevo attenzionare, che è una cosa importante proprio perché riguarda il mio mondo, la scuola, e gli alunni pendolari. Il discorso degli alunni pendolari si potrebbe risolvere, non incidendo molto sulle famiglie, su due fronti. La prima è trovare alcune risorse nelle pieghe del bilancio, e troveremo il modo di farlo, per dare per esempio un contributo più cospicuo a chi ha due o tre figli pendolari, che incidono notevolmente sull'economia del bilancio familiare. E sull'altro fronte, proprio perché sono stata assessore addetta al ramo, abbiamo già iniziato le pratiche burocratiche per allargare e potenziare l'offerta formativa a Gran Michele. Vorremmo fare una sezione del liceo scientifico staccata da Caltagirone. Abbiamo iniziato l'iter e abbiamo individuato anche i locali. Si tratta solo di definire i dettagli. Voi sapete che tanti alunni pendolari viaggiano per Caltagirone e sono un numero cospicuo, quindi in questo modo si risolverebbe appunto il problema con una duplice valenza. Per quanto riguarda la classe artigiana, l'abbiamo già detto, la classe artigiana nostra è sempre stata un vanto per Gran Michele, una cosa veramente di eccellenza, e noi possiamo portarla avanti perché abbiamo i riferimenti regionali e nazionali in questa coalizione, signora, non ve lo scordate. I ringraziamenti per le primarie li ha fatti già Raffaele, ma io mi pregio di farli io, proprio perché, avendo avuto non solo i 980 voti delle persone che hanno votato per me, ma le 2200 persone che pazientemente sono venute in piazza e hanno espresso il loro consenso liberamente, liberi da schiavitù mentale, da paletti ideologici, erano liberi in un momento in cui non c'è nemmeno il pane, almeno uno può avere la libertà di esprimere il proprio giudizio attraverso il voto. E mi avvio presto alla conclusione, anche perché a me non piace dilungarmi tanto. Un paio di giorni dopo le primarie, un signore con il quale non abbiamo grossi legami di amicizia, ma che però mi conosceva, che non mi ha votato, ma ha portato la famiglia a votare, mi ha regalato un libro. È un romanzo di Camilleri che si chiama La rivoluzione della luna. La cosa simpatica di questo libro, che io ho letto nonostante i numerosi impegni, perché poi la curiosità è donna e volevo vedere di cosa si trattava, è la dedica che mi ha fatto, ve la leggo. 29/4/2013, a Luisa Di Geronimo. Quando un padre è confuso, una madre può ridare la speranza. Uomo e donna non sono in conflitto, ma in completamento, uniti da un unico destino. Ora la gente vuole te alla guida di Gran Michele, l'altra metà del cielo. Sei un valore aggiunto. Auguri a te e a tutti noi. Un'ultima cosa voglio dirvi. Votate liberamente, votate per chi ritenete più adeguato a questo ruolo difficile. Non vi dico di votare per me, vi dico scegliete. Avete questa ampia offerta. Siamo quattro i candidati. Pensate voi chi meglio può rappresentare la città. E pensatela come il titolo di un romanzo di Susanna Tamaro, che diceva: va dove ti porta il cuore. Brava. Io in questo impegno metterò umiltà, determinazione e coraggio. La forza me la dovete dare voi con il vostro consenso. Grazie. Potete risentire il video su YouTube. Vorrei ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato a questo comizio. Lavoriamo assieme come un'unica squadra, perché solo così possiamo vincere, solo così possiamo garantire un futuro migliore a tutte le nostre famiglie e ai nostri figli. Grazie.
Allora, sul blog Raffaele Barone WordPress potete rivedere il comizio a tutti voi. Grazie.